Questo è un cimelio, perché una diapositiva scattata nel 1907, personalmente da Auguste Lumière in occasione di una sua visita a Palermo al mio bisnonno, e rappresenta esattamente il mio bisnonno Giuseppe in corpora, prodotto fotografo italiano, è uno dei primissimi, se non il primo, fotografo professionista siciliano. I Lumière avevano inventato questo sistema tricolore con della fecola di patate sensibile ai vari colori e poi formavano questa tricromia. E ripeto, è un cimelio perché non credo che ci siano molte di queste prove sul mercato. Questa diapositiva, vorrei chiamarla questa proto-diapositiva, è stata scattata personalmente da Auguste Lumière in occasione di una visita che rese al mio avo nel 1907 a Palermo. In quell'occasione nello studio fu fotografato, eccolo qua, fotografato il gruppo Giuseppe Incorpora, Auguste Lumière e un tale signor Calcina torinese che era il rappresentante della Frère Lumière in Italia. Ma Lumière è venuto di proposito a Palermo. Devo dire che parlando con Marina Miraglia, che è una delle studiose più accreditate di storia della fotografia in Italia, attualmente lei dirige l'Istituto Calcografico dello Stato a Roma, e parlandone con lei, che aveva scritto peraltro su Giuseppe Incorpora come maestro del collodio umido, e lei ignorava che Lumière fosse arrivato fino a Palermo. Sapeva che si era fermato a Torino appunto a visitare il suo rappresentante, ma Lumière conosceva Giuseppe Incorpora perché Giuseppe Incorpora già dal 1865 esponeva in tutta l'Europa, mietendo allori e medaglie a non finire, quindi era noto e oltretutto era anche un fornitore del materiale che con l'arrivo delle lastre secche al Brunuro lui ritirava direttamente da Parigi. Ma non è finita. Se nel 1907 Lumière, contrattando Giuseppe Incorpora Senior, effettuò questa ed altre fotografie ed altre diapositive che io peraltro posseggo, ma sono molto meno belle di queste. Nel 1934-35, appena la Agfa cominciò a produrre le prime lastre a colori, diapositive a colori, qui c'è lo scatolo originale, Agfa Farbenplatten, vennero a propagandare questo materiale negli studi più importanti. Allora Giuseppe Incorpora Senior non c'era più, lo sostituiva dopo un altro salto generazionale Giuseppe Incorpora Junior, cioè mio padre, che scattò queste splendide diapositive perfette. Questo è mio nonno, questo è Salvatore Incorpora Senior, ora Senior sono io, che tutto faceva tranne che il fotografo, perché era farmacista, ma si occupava della fotografia a livello amministrativo dopo una serie di complicate vicende familiari che lo obbligarono a lasciare la fotografia e la farmacia e dedicarsi alla fotografia. In quell'occasione mio padre scattò anche questa bellissima, struggente fotografia a una sua carissima cugina, di origine francese, si chiamava Jeannette Lévesque, si chiamava perché purtroppo non c'è più nemmeno lei. E questa è una fotografia, una diapositiva che io ritengo eccezionalmente bella, con colori eccezionalmente belli, prodotta appunto con uno dei primissimi esempi dell'Agfa Color.
per intenderci, anche questi non ci meglio. Chi ha fatto questo diapositivo? Questo è sempre il signor Lumiere. Questo dimostra anche la familiarità con cui Lumiere trattava il mio avo, che volle che fosse riprodotta anche la sua moglie. Qui stiamo parlando di persone che allora avevano 80 anni. Era un atteggiamento molto familiare. Molto familiare, appunto. Nonna Rosina, che faceva la calza, è stata anche lei riprodotta. Solo che bisogna dire che la qualità di questa diapositiva è sicuramente inferiore a quella, per ragioni di fuoco, di risoluzione, secondo me. Incorpora nasce fotografo hobbista, nel senso che la sua condizione familiare gli consentì di affrontare questa novità nel campo dell'arte, sia per aver contattato tutti i fotografi itineranti che scesero dalla Francia e alcuni si fermarono decisamente qui a Palermo. Mi riferisco a Lenné, allo Chafourier e ad altri, addirittura io ho delle fotografie fatte a Giuseppe Incorpora fatte da questi signori. Ma perché? Per il suo tipo di educazione. Lui nasce nel 1834, quindi scuole pubbliche né private ne erano tante a Palermo. Chi poteva si teneva laio, oggi lo chiameremmo un maestro privato, un professore privato, e lui ne ebbe uno che era un prete francese, Monsieur Labbé, chiamato in famiglia, il quale lo istruì non soltanto nello leggere e scrivere in italiano, ma anche nel leggere e scrivere in francese. Quindi lui aveva una grande facilità di contatti in questa lingua, e quindi il contatto con gli itineranti francesi, in maniera particolare col Sévestre, che è l'autore degli stereogrammi delle barricate del maggio del 1860, fu facile e fu piacevole. Quindi Giuseppe Incorpora comincia ad avere questi primi contatti con i fotografi itineranti francesi e si munisce di una macchina fotografica di piccolo formato, il formato più piccolo che allora c'era in circolazione, che si chiamava carte de visite, carta da visita. Comincia a lavorare con il collodio umido, comincia a fotografare i suoi parenti, questo era il suo nonno. Qui ci sono le fotografie continue, che sono una collezione favolosa, anche di costumi, di sua moglie, di cui era innamoratissimo. Ecco, un parente fotografato. E questo vorrei fare notare, la posa in appoggio, tradita però la posizione del collo dal piede del reggicollo. Quindi qui si vede benissimo il trucco, chiamiamolo trucco. Ecco, queste sono posizioni sedute, anche qui ci dovrebbe essere qualche cosa di sostegno, ma qui si vede meno. Questo è proprio quello in cui si vede più di tutti. Quindi questa posizione, diciamo, di riposo, che molto spesso erano scambiate per posizione. Mi fa vedere il retro della foto? E qui siamo già dopo, molto dopo. Vi faccio vedere qualche cosa di prima. Qui siamo, ecco, questo qui è in via Cavour, cioè la seconda o terza sede di atelier, perché i primi atelier noi li abbiamo registrati, adesso li guardiamo,
ci sono familiari, quindi non si riportavano il retro. Questa, ecco, questa qui è una delle, delle prime foto, già 27 medaglie. Quindi. La dicitura, mi scusi, cosa dice? G incorpora via Cavour 100, Palermo, 27 medaglie. Questa invece io la considero anteriore alla, al 1860. Eccolo. Fotografia 1 settembre 1859. Giuseppe incorpora anni 25. Quindi può essere una delle prime foto. È un autoritratto. È un autoritratto. È un autoritratto. Quindi come, quando io sostengo che lui cominciò nel 1859, cioè forse anche prima, nell'860, in cui formalmente fu diciamo aperta la casa fotografica, mi baso su questo tipo di prove. Ecco, questa per esempio è una fotografia di Laforte. Laforte è l'altro fotografo, fatta a Giuseppe Incorpora, questo è sempre Giuseppe Incorpora. Questa è una fotografia di Lenné, l'altra fotografia française, Lenné e compagnie, Place Marine, a Piazza Marina a Palermo. Sempre. Quindi c'erano anche studi dei fotografi francesi a Palermo? Sì. Alcuni itineranti si fermarono. Dopo Chauffelier, la rivoluzione? Sì, Chauffelier e Lenné si sono fermati. E questa è una fotografia di Giuseppe Incorpora, giovane, fatto da Lenné, questo è dalla Forte. Questa è una cosa spiritosa, ma dopo, voglio vedere, ecco, via Montesanto, questa qui è la prima sede dell'atelier Incorpora, via Montesanto 54. E questa è la moglie. La prima loggia fotografica che hanno avuto in sostanza. Che hanno avuto, sì. Questa è la moglie e questa foto ha tutto un significato per la famiglia, perché come diceva il mio povero nonno, io ero qui dentro, cioè la bisnonna era incinta di Salvatore Incorpora, senior. Questa è via Cavour, questi siamo via 54, primo piano. E c'è tutta una storia, io ho addirittura il contratto di affitto di questa casa. Questo invece è già in via Cavour. Qui è quando Giuseppe Incorpora questo exploit di orgoglio, quando dopo aver fotografato Umberto I e la consorte, fu autorizzato a innalzare il brevetto di Casa Savoia sul suo studio. Lui firmò, questo è molto moderno dal punto di vista, diciamo, di grafica. Questa firma G Incorpora, fotografo del re, Palermo via Cavour. E queste sono i suoi figli, anzi sono due suoi figli e un parente. E qui è Francesco Incorpora. Ma che anno era questo? In che anno è avvenuta questa concessione? Questa concessione credo che avviene nel 70. Alla prima visita di Umberto I a Palermo. Lei ha il documento originario? Sì, io ho il documento originario. E questa ancora via Montesanto. Dopo via Montesanto si trasferiscono sempre armi e bagagli, perché fu una regola di base. In siciliano diremmo casa e putia. Abitazione e atelier erano sempre nello stesso immobile. E questa è sempre Rosina, la sua innamoratissima moglie, quando si trasferirono da via Montesanto in via Butera. Quindi questo qui loro sposarono nel 1956 e lei aveva 19 anni, quindi a 28, quindi siamo a 56 e 9 65, qui siamo nel 1800, ecco, difatti 1865. E quindi al 1865 lo studio era già in via Butera numero 90. Quindi questa seconda loggia. Che cosa era via Butera? Via Butera era la strada dei VIP, diremmo oggi. Via Butera c'era l'albergo Trinacria, che era frequentatissimo da tutti i VIP esteri che si trasferivano a Palermo, che soggiornavano a Palermo. C'era Palazzo Trinacria, Palazzo Butera, Palazzo Trabia. Quindi era la strada dei grandi,
dei grandi signori, ed era quasi in angolo col corso Vittorio Emanuele, che si chiama, allora si chiamava Via Toledo, perché ancora non era stato battezzato il corso Vittorio Emanuele, e quindi fu, diciamo, il primo salto di qualità dello studio. Questa, ripeto, come vede la moglie, ora poi vi dirò una storia su questi costumi, no? Su questi vestiti che diventarono i costumi del Gattopardo. E quando Luchino Visconti venne a girare il suo Gattopardo a Palermo, mi chiese se io avevo delle fotografie di epoca. E gli ho potuto dare soltanto quelle di famiglia, perché, come vi ho detto in un'altra occasione, l'archivio fotografico, quello, diciamo, dello studio, andò distrutto. Tutti questi abiti sono stati dati queste fotografie sono stati dati ai costumisti di Luchino Visconti, che ne fece oggetto dei bozzetti per... Qui c'è un'altra fotografia, e qui è un'altra storia strana, perché questa qui è uno stereogramma tagliato a metà e si riferisce chiaramente alla visita di Lumière a Palermo. Scusi, che cos'è questo? È un pezzo, è metà stereogramma, sì. Mezzo stereogramma. Fatto lo stesso genere, Augusto Lumière primo a destra, Giuseppe Incorpora secondo, signor Calcina da Milano, non da te, eseguito una loggia del Cavaliere a Palermo, via Cavour, e qui manca un pezzo, ma la data è questa, è quella lì. Quindi oltre questa fotografia, i personaggi sono gli stessi, no? Sì. C'è questa fotografia fatta in questo divanetto che si chiama tête à tête, no? In cui i due amici sono fatti fotografare, presente il signor Calcina da Milano e non da Torino. Sua maestà il re Umberto, ministro della Real Casa, brevetto. Volendo dare al signor Giuseppe Incorpora, fotografo nella città di Palermo, uno speciale e pubblico attestato della sua benevola protezione, ci ha ordinato di concedergli la facoltà di poter innalzare lo stemma reale sull'insegna del suo studio. Lasciamo pertanto al prenominato signor Incorpora il presente brevetto, onde consti dell'accennata sovrana concessione a lui personale, dato a Milano 4 ottobre 1880.